È dal 17 ottobre del 2022 che il giornalista e organizzatore di eventi culturali Antonio Corbisiero racconta, in una rubrica tenuta sul quotidiano Il Mattino, dal titolo La Restanza, storie di giovani talenti della nostra provincia, molti dei quali hanno deciso di rimanere nei luoghi di origine e qui sono riusciti ad affermarsi. Altri invece, per poter trovare un lavoro dignitoso, hanno dovuto lasciare la propria terra. Un corpus di 64 articoli, 30 dei quali riportati su altrettanti in Forex, che costituiscono il materiale di una mostra itinerante che vedrà coinvolti diversi istituti di istruzione cittadini, riportante lo stesso titolo della rubrica, che stamani, 20 aprile, è stata inaugurata presso l'Aula Magna del Genovesi da Vinci. All'inaugurazione è seguito un incontro moderato dalla docente Pina Masturzo, che ha visto come relatori Michele Albanese, direttore generale della Banca Montepruno, Salvo Iavarone, vicepresidente della Confederazione Italiani nel Mondo, e Stefania Leone, titolare della cattedra di sociologia dell'Università di Salerno. Hanno introdotto la conversazione sul tema della fuga delle giovani eccellenze dal territorio e le azioni per favorire un loro ritorno, o ancor meglio, la permanenza, la dirigente scolastica del Genovesi da Vinci Lea Celano e Antonio Corbisiero, promotore dell'evento. La reale restanza è scegliere volontariamente di rimanere e di attestarsi in un contesto al quale si vuole dare un contributo. E parliamo soprattutto di contesti particolarmente marginalizzati perché privi di servizi, di opportunità e particolarmente lontani dai luoghi e dai servizi fondamentali come scuole, ospedali, trasporti ed altro, sostiene la professoressa Leone. Molti giovani scelgono come modello di vita quello urbano, tuttora dominante, che offre indubbiamente più servizi e opportunità, ma di contro un ritmo di vita più vorticoso e stressante e un contesto lavorativo nel quale c'è spersonalizzazione, assenza di relazioni sociali, perdita del senso di comunità e perdita delle radici. Ma c'è anche chi sceglie di rimanere nei luoghi di origine e essere lì attivo, dimostrando che è possibile realizzarsi anche lontani da quel modello urbano che spersonalizza e che rende isolati rispetto alle relazioni sociali e umane. Ne sono dimostrazione alcuni dei giovani intervistati da Corbisiero che hanno avuto successo nelle loro attività, come Gepis Rivello di Caselle in Pittari, presente all'incontro, esperto di comunicazione che con il suo blog gepis.it e l'attività della bottega di Gepis racconta attraverso immagini e video storie di uomini e luoghi. Sono però ancora pochi. Purtroppo i nostri paesi vanno sempre più spopolandosi e i giovani, dopo gli studi, vanno al nord o all'estero. Ci si pone sempre più il problema di cosa fare affinché chi vuole rimanere possa effettivamente farlo. Accanto agli sforzi dei giovani riguardo la formazione personale e la comprensione delle potenzialità del proprio territorio, come la conoscenza delle agevolazioni e dei finanziamenti cui possono accedere, è fondamentale il ruolo delle amministrazioni, dei soggetti economici come le banche e le fondazioni e dei soggetti del terzo settore nel promuovere opportunità per i giovani delle aree interne. Noi stamattina come banca abbiamo lanciato un bel messaggio, abbiamo detto che nella vita oltretutto i ragazzi debbono tener conto che esiste, debbono credere nella meritocrazia e chi crede nella meritocrazia sicuramente avrà delle occasioni, ci si impegna, sicuramente avrà la possibilità di poter avere un futuro migliore nella vita. Noi stamattina abbiamo offerto proprio a questo istituto due mesi di stage, di lavoro, chiamiamolo come vogliamo, a due ragazzi che si distingueranno per meriti scolastici e che vorranno fare un'esperienza presso la nostra banca, proprio per cercare di concretizzare, proprio per dare loro la possibilità e quella speranza di credere che i nostri territori non sono secondi a nessuno. Questi fondi, tipo la legge Resto al Sud, che finanziano i giovani 50.000 euro spalmabili in 5 anni, senza interessi, insomma, tramite le banche come ha fatto, diciamo, la Banca Montepruno, insomma, con tanti esempi di giovani. Però, rendendomi conto delle interviste che ho fatto,
Questi giovani mi dicevano che con 50.000 euro non potremmo fare nulla, un'attività imprenditoriale non si può aprire. Quindi chiederemo un appuntamento, una delegazione, diciamo così, con il vice presidente del Consiglio, che è l'attuale ministro degli esteri Tajani. Una legge sui giovani riguarda, diciamo così, soprattutto, ecco, di dare di più ai giovani, dare anche maggiore credibilità.